Ok, allora non so se l'altro si è registrato. Va bene, il caso. Riepilogo dello scorso video. Sempre se è uscito su YouTube, perché ora questa applicazione è un po' strana. Avevo fatto questa parte qua dello stadio. E mo' stavo procedendo con il coso. Con l'angolo. Ok, allora. Devo fare la prima parte rialzata. Eh sì, ci deve essere 2 di spazio e ce l'abbiamo. Ok. Qua però c'è un problema. No, c'è lo spazio di 2, è giusto. È giusto, raga, è giusto, è giusto. E qua. È giusto pure qua. No, questa no. Questa sì. E ora andiamo avanti così. Aspetta, allora, questa me la devo studiare. No, basta lasciarlo così. Non va bene quello là. Bisogna trasferire allora quest'angolo qua. E poi bloccarlo così. Ora sì. Mamma mia, oh. Come sta venendo. Qua e poi salire di 2. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Cesena. Dai, Cesena. Dai, Roma. Allora, qua. Ora, mentre vado di qua, vado di qua. Sì, ragazzi, sto parlando a cazzo. Qua sta già. Pento, no, vero. Allora, qua. E poi inizio così. Invece no. Ora sì. Orazio. A cazzo, così mi do. E poi qua, 2. E si sta creando. Oh, vedi? No, non vedo un cazzo. Allora. Io ora vado avanti così. Sinceramente, se questo non è un progetto che sta venendo bene, io non so cosa sta venendo bene. Quindi. Voglio che votate nei commenti quale stadio volete che faccia la prossima volta. Quando finirò questo. Se l'Olimpico. Che è già nei miei progetti, oppure non lo so. È stato il Sassuolo, che almeno quello è facile. Non lo voterà nessuno, giustamente. E oppure quello del Napoli, che è stesso stile quasi dell'Olimpico. Cioè, non dico che è identico all'Olimpico, ma siamo là. Cioè, la struttura circolare è la stessa, quindi la grandezza è diversa, forse. Lo vedo più grande perché c'è la pista atletica intorno, quindi è molto più largo lo stadio Diego Armando Maradona. Invece, per i barisi, posso fare o lo stadio delle vittorie, dove il Bari ha alzato la Mitropa Cup, quindi sarebbe comunque una cosa importante fare lo stadio delle vittorie, o lo stadio San Nicola. San Nicola sinceramente non so come farlo. E mi ci vorrà un po' di tempo per farlo. Lo dovrò studiare bene. Invece delle vittorie è il più facile. Non lo so.
Ci sono tanti stadi italiani. Per ora facciamo quelli italiani, che sennò qua non si va avanti. Il San Siro l'ho fatto, però è venuto un po'. Cioè, non sembrava il San Siro, quindi vabbè. Ma quali sono particolari che non sembrava il San Siro? Il San Siro è. Pum. Se no, potrei fare quello del Genoa, volevo fare. Forse quello lo farò. Quello ho intenzione di farlo, perché mi piace un botto quello della Samp. Perché Genoa è blu cerchia. No, vabbè, dai, raga. È perché sono ancora arrabbiato di quando sono andato allo stadio e il Genoa ci ha battuti, quindi, al Bari. Quindi sono ancora arrabbiato per quello. E niente. Che poi, una cosa, ho letto un commento razzista, penso, che sia uno del nord, perché sinceramente quello che scrive la parola con la T, che non è Trimoni, ma avrei preferito che fosse quella, che quell'altra. Spero che, non lo so, sia morta, no, non ha morta a nessuno, però dopo quello che ha scritto, sinceramente. Non mi pare sia una persona messa particolarmente, perché ha scritto un commento, quindi. Ora, va bene che stiamo. Cioè, nord e sud stanno in guerra. Sì, però non è possibile che per ogni cosa dovete scrivere di merda, quelle cose là. Cioè, si perde e si vince. Poi, quando perde il Genoa, subito loro, Scusa, io da bravo pugliese pensavo, no? Se noi ci chiamano con la parola con la T, come vi dovremmo chiamare a voi del nord? Quelli del Polo Nord, tipo una cosa del. Ci sto pensando. Poi inizieremo pure noi a farvi guardare. Vabbè, ma. Cazzo, è vero, raga. Vabbè che siete, cioè, che c'è la guerra tra nord e sud, però. La parola con la T qua in Puglia non la possiamo sentire. Cioè. In questo preciso momento c'è stata una signora che ha dato gli auguri a qualcuno. Bello. E chi è che si è sposato? Chi è che fa i compleanni? No, ha fatto complimenti. Quindi ho avuto un figlio o si è sposato. Se io dovrei dare degli auguri di matrimonio, avrei dato auguri e mo so cazzi, sinceramente. E quindi. Allora. Lo stadio. È bello, è carino, simpatico. Però non ha quel tocco da Juve, sinceramente. Quindi dovevo pensare. Sì. Mi è venuta un'idea. Mi è venuta un'idea. Voglio provare. Faccio solo una prova così, da sotto, a vedere come viene se faccio il contorno in nero. Ma sai che non è male? Facciamo il contorno in nero, sì. Ma nel prossimo video. Perché mo. No. Allora. Oppure no. Contorno dello stadio in nero. Facciamo il contorno dello stadio, quello della parte di sopra, nero. E giù facciamo i colori bianco-neri. Ok. Così è più bello. Cioè, è più realistico. A quello della Juve.
Va bene, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.